È una serata questa che è il terzo incontro di un intero ciclo che abbiamo iniziato praticamente un anno fa su salute e disuguaglianze. E questa è la serata conclusiva che si impernia sul welfare e la salute. Nel primo incontro abbiamo ritenuto limitare gli argomenti soltanto sulle politiche della cooperazione internazionale. Infatti, se non abbiamo ben presente questo aspetto della cooperazione internazionale, risulta molto difficile comprendere le problematiche al nostro livello, a livello locale, perché su ogni città, su ogni paese, si riflettono poi gli stessi mali. Allora, noi sappiamo che la quasi totalità degli immigrati proviene quasi totalmente dall'Africa e dall'Asia. Perché? Perché fugge dalla miseria. E la miseria da che cosa è provocata? Da una disastrosa economia dei loro paesi. E la disastrosa economia dei loro paesi, da che cosa è provocata? La responsabilità è il sistema economico mondiale. L'Europa non è certamente, non si può tirar fuori, non è certamente immune e quindi condivide queste responsabilità. Di questo i nostri governanti sono ben consci. È un po' per umanità, un po' perché si rendono conto appunto di questa realtà che cosa fanno? Aiutano questi paesi, ma come li aiutano? Inviando soldi e basta, in pratica, fanno molto poco. È vero che molti paesi fanno anche di più, c'è chi crea pozzi, c'è chi fa adozioni in lontananza o chi adotta addirittura anche bambini, importandoli nei propri paesi e nelle case dei cittadini che intendono fare quest'opera meritoria. Però questo non basta. Non basta, bisogna fare di più. Non bisogna più vendere le armi, bisogna fare una politica di pace totale, bisogna fare sì che le agricolture di questi paesi e le industrie, anche se non nascenti, bisogna cominciare a mettere piede, a farli crescere economicamente nel loro habitat queste persone, perché soltanto così la miseria potrà lentamente, purtroppo, ma scomparire. Scomparire. Questo non succederà mai, è forse un eccessivo ottimismo, però limitare e migliorare la loro economia. E non c'è dubbio che un aspetto della loro economia è proprio la salute. Ecco perché abbiamo abbinato salute e welfare. Salute e welfare. Noi sappiamo che se c'è salute, l'economia certamente migliora. E non è assolutamente un controsenso. Se noi miglioriamo l'economia, migliora la salute. Se miglioriamo la salute, migliora l'economia. Quindi non è certamente uno spreco aiutare questi paesi e quindi queste persone a vivere meglio e quindi a vivere nel loro habitat dentro il quale sono abituati a vivere e che purtroppo invece, mancando questo, li costringe ad allontanarsi dalle loro case, a venire in paesi stranieri, a non essere compresi, ad essere sottoposti a fenomeni di razzismo, di incomprensione, a certamente vivere delle situazioni che per loro potrebbero anche essere ancora buone, ma ai nostri occhi certamente non sono le migliori. Quindi quello che noi facciamo non è sufficiente. Il 29 gennaio abbiamo tenuto il secondo incontro imperniato sulla salute dei migranti e degli indigenti, accessibilità e servizi. Ecco, questo incontro è stato molto molto utile perché abbiamo riunito insieme le istituzioni pubbliche e le associazionistiche e siamo riusciti a capire, abbiamo messo in evidenza le priorità trascurate, le problematiche irrisolte, abbiamo fatto proposte per un servizio sanitario più adeguato alle esigenze dei nuovi cittadini e dei crescenti strati di popolazione indigente. Ora, qual è l'intento di questo ciclo di incontri? È proprio quello di allargare il campo di conoscenza alla cittadinanza e ai tecnici del settore in termini il più divulgativi possibili, soprattutto in riferimento alla disuguaglianza sociale che sta crescendo nella nostra città e anche in altre città.
giusto appunto mi è saltato all'occhio un articolo letto su Repubblica il 3 febbraio, un articolo della CGIL, CISL e UIL, che proprio parlava della disuguaglianza sociale che sta crescendo in città. Quindi la divulgazione diretta vuole raggiungere e sensibilizzare la classe politica deputata ad organizzare il sistema sanitario e del welfare che sia più in sintonia con la necessità di quella fascia di popolazione sempre più vasta che rientra nei canoni della ridotta capacità economica fino a debordare nella povertà. Quindi questa sera parleremo delle varie fasce deboli, sia dei nativi, sia degli immigrati e sia dei nuovi cittadini europei, ad esempio i rumeni e i bulgari che sono i nuovi arrivati, che hanno scelto la nostra città e la nostra provincia come residenza, sulle problematiche che avete visto sul volantino. Cominciamo con il disagio mentale degli indigenti e degli immigrati. Allora, partiamo dal concetto di salute. Salute secondo l'OMS già dal 1948. Ecco, noi dobbiamo partire dal presupposto che la salute non la si può considerare soltanto come mancanza di malattia, ma deve coincidere con uno stato di completo benessere, sia fisico che mentale e che sociale. La stessa Carta di Ottawa, sempre legata all'OMS del 1998, per sostenere questo concetto di fondo, tende a promuovere la salute quale risorsa per tutto il contesto sociale, quindi non solo per chi esprime il disagio. Considerando che il benessere o il disagio di un individuo è l'espressione di relazioni, di un'interazione tra le relazioni tra l'assetto dell'individuo e l'assetto della società, questo è il punto di partenza dal quale dobbiamo prendere spunto per poi arrivare a capire in quale maniera si può davvero aiutare il processo di integrazione, di inclusione nel contesto sociale. Quindi invece di concentrarsi su cosa manca nel soggetto disagiato, nel contesto sociale, sarebbe bene concentrarsi su che cosa già c'è e cercare di rinforzare quello che già c'è. Questo è un concetto di fondo che noi utilizziamo per esempio anche nella terapia clinica, insomma, quindi in medicina. Non possiamo non parlare dei pregiudizi, perché ovviamente stanno alla base del concetto stesso di diversità. I pregiudizi lo sapete tutti, no? È la valutazione a priori, cioè senza l'esperienza diretta dell'individuo, quindi sono valutazioni lontane dalla realtà che per lo più sono caratterizzate dalla negatività. Quindi questo da che cosa sostengono? L'insoddisfazione. Sono insoddisfazioni, quelle di cui parliamo noi, che sono di origine virtuale, sono delle insoddisfazioni che derivano da delle privazioni relative, ossia il contesto sociale nel quale viviamo ci propone degli obiettivi, che sono obiettivi di perfezione estremamente elevati, che nessuno di noi potrà mai raggiungere. Quindi questo significa che ognuno di noi comunque si trova nella situazione di essere insoddisfatto. Questa insoddisfazione, che non può in qualche modo vivere su di sé, cerca di proiettarla sugli altri, cerca di proiettarla nel sociale. Abbiamo parlato di manipolazione mediatica, cerco di essere molto sintetica per non rubare molto tempo. Abbiamo parlato di manipolazione mediatica, no? Alla base dell'insoddisfazione, alla base del disagio del contesto sociale nel quale tutti noi viviamo, perché dobbiamo renderci conto che il disagio non riguarda soltanto i migranti, ma riguarda anche i nativi, è un disagio del sociale. La manipolazione mediatica ha tanta presa sulla popolazione, sugli individui, perché tutti noi abbiamo una paura, che è la paura fondamentale di non essere accettati. Quindi facciamo di tutto per essere accettati e se ci omologhiamo chiaramente diventa tutto molto più semplice all'apparenza. In realtà diventa tutto molto più complicato perché in qualche modo denaturiamo quella che è la nostra struttura, quindi denaturiamo la nostra capacità in qualche modo di esprimere noi stessi. E quindi da qui nasce la difficoltà, il disagio, perché non potremo mai essere come pensiamo che il contesto sociale in qualche maniera ci voglia, perché chiaramente noi lanciamo delle proiezioni, quindi pensiamo, presupponiamo che gli altri si aspettino determinate cose da noi.
In realtà non è così, quindi in qualche modo ci coartiamo e non ci esprimiamo per quello che siamo, indipendentemente da tutto. Gli eventi stressanti in qualche maniera insomma, colpiscono tutti quotidianamente. All'evento stressante tutti noi facciamo una valutazione di tipo cognitivo, ossia li decodifichiamo, li interpretiamo in qualche maniera. Se la decodifica dell'evento in qualche modo viene valutato come stressante, quindi ci crea delle ansie, ovviamente noi dobbiamo rispondere, cerchiamo di risponderci adattando. Molto spesso l'adattamento non è in sintonia con il benessere. E da qui nasce il disagio che può debordare nella franca patologia. Allora, noi come terapeuti o come educatori, perché il discorso non è riferibile soltanto a chi fa il medico, ma è riferibile a chi svolge un ruolo di grande responsabilità come quello dell'educatore, che può essere l'insegnante, può essere il prete, può essere il politico, insomma, il giornalista, chi svolge questo ruolo, dove si può andare ad incidere, a lavorare per cambiare la sequela degli eventi che portano al disagio? Possiamo andare a lavorare sulla valutazione cognitiva, per esempio. Cioè, noi possiamo in qualche modo cercare di insegnare a decodificare l'evento stressante in una maniera adeguata, più vicina a quello che è il concetto di benessere o più adeguata all'esprimere una risposta che sia il meno disadattativa possibile. L'altra operazione che possiamo fare, se ci sfugge quella, è lavorare sulla risposta comportamentale dell'individuo. Quindi dobbiamo fare in modo di arrivare ad inibire le risposte disadattative, cercando di fare capire che non esistono situazioni che possano essere decodificate in una maniera sola, possono essere lette, interpretate in una maniera sola. Ogni situazione può essere vissuta in tanti modi. Sta a noi avere la capacità, e questo è un atteggiamento di tipo sperimentale, di cercare dentro di noi la possibilità di rispondere nella maniera più sintonica al nostro benessere. Quindi, per dire in sintesi, il disagio va al di là delle condizioni di vita che sono oggettivamente definibili. Si identifica invece con le modalità secondo le quali l'individuo vive, quindi con il vissuto dell'individuo, ovviamente in relazione al contesto nel quale vive, perché il contesto è fondamentale. Noi medici non possiamo mai tenere in considerazione solo il sintomo che l'individuo ci porta, dobbiamo considerare l'individuo nella sua interezza. Quindi mente, corpo e ambiente. E questo è fondamentale per fare corretta diagnosi e per instaurare una corretta terapia di recupero. Quindi il disagio riguarda la qualità di vita, riguarda il bisogno di sicurezza dell'individuo, il bisogno di sentirsi amato, apprezzato, di sentire il diritto di avere ed esprimere un'identità come individuo e nel sociale, di avere delle risposte, dei feedback positivi. Quindi per superare il disagio, partendo dal presupposto che il concetto di normalità che non esiste, viene in qualche modo imposto dal sociale, ecco, porta al concetto di diversità quale handicap. Quindi il diverso, e si parla di diverso per cultura, per religione, si parla di diverso per handicap psicofisico, si parla di diverso perché non si pensa di essere diversi, perché non si risponde in una maniera che noi pensiamo sia quella che il contesto sociale pretende da noi, e quindi ci sentiamo diversi, ci sentiamo isolati, vedo il caso delle anoressie, dei disturbi del comportamento alimentare, per esempio, che c'è un'alterata in qualche modo interpretazione di quello che è la richiesta del contesto sociale. Quindi noi se la diversità diventa un handicap, quindi diventa un deficit, è chiaro che fa paura, non c'è niente da fare, quindi si tende ad allontanare colui che è diverso, anche perché non lo capiamo, pensiamo agli immigrati, non capiamo la cultura, non c'è la conoscenza e di conseguenza tendiamo ad allontanarli, questo da una parte. Dall'altra parte l'individuo stesso, sentendo di non essere accolto, tende ad isolarsi dal gruppo.
Quindi vi è un doppio percorso che ci porta sempre allo stesso punto, quello di non riuscire ad integrarci l'uno con l'altro. Quindi a questo punto è chiaro che bisogna proporre degli stimoli soprattutto su base cognitiva, quindi passare delle conoscenze, conoscerci, imparare a stare insieme, che non è così semplice. A sostegno del cambiamento, che noi chiamiamo il cambiamento empower, del cambiamento, dopo capiremo meglio che cos'è l'empowerment, che è la base di tutto quello che è il cambiamento sociale, secondo la nostra esperienza clinica, comunque è quella di liberare i soggetti dalla passività appresa, perché nel momento in cui ci si sente isolati, comunque si cade in uno stato di passività. Voi provate a guardare, se facciamo riferimento ai migranti, quanta passività comunque respiriamo anche dal loro atteggiamento, diciamo non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare, non è vero niente. Quindi ovviamente va da sé che il disagio va affrontato accogliendo completamente il messaggio dell'OMS, che è quello di promuovere la salute. Ma per promuovere la salute una cosa importantissima è quella di prima di tutto promuovere la competenza della comunità, non tanto la competenza dell'individuo. Noi viviamo in una società, e non è che voglio puntare l'indice verso nessuno, però vorrei che accendo un attimo lo spirito critico, viviamo in una società che non è assolutamente competente, che non ha le cognizioni per accogliere. Siamo all'inizio del processo di integrazione. Quindi dobbiamo cercare di creare una sorta di spirale positiva che agisca da un lato sull'individuo che esprime il disagio, e dall'altro che vada a creare una comunità competente. Le caratteristiche della comunità competente stanno nel sapersi mettere in discussione. Quando è che ci si sa mettere in discussione? Quando si ascolta, quando ci si ferma, si è in grado di ascoltare e quindi si riconoscono i bisogni. Quando si riconoscono i bisogni e si fanno propri i bisogni, allora si è in grado come comunità di mobilitare delle risorse di qualsiasi natura, non solo dal punto di vista sanitario. Però se non passiamo attraverso la messa in discussione del nostro contesto sociale, a mio avviso non arriviamo da nessuna parte. Questo anche per quanto riguarda il discorso prettamente sanitario. Tra l'altro la relazione, cioè il discorso sulle comunità competenti non è una cosa nuova, lo troviamo tranquillamente nella nostra Costituzione, esattamente nell'articolo 3,2 che sostiene quello che appunto sto dicendo. Ve lo leggo alla lettera, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo lo dobbiamo tenere presente perché sta alla base del processo di integrazione multiculturale. Quindi le istituzioni, in base alla Costituzione, non in base a delle teorie o ad una fantasia del momento, dovrebbero cercare, e mettendosi in discussione ci possono riuscire, di individuare quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo sul territorio, agendo poi, e questo viene di seguito, sulle potenzialità degli individui, superando quelli che sono chiamati handicap strutturali. Quindi gli individui devono divenire agenti, protagonisti, attori protagonisti del loro processo di inclusione. Non possiamo aspettarci che avvenga il contrario, cioè non siamo noi gli agenti, i protagonisti sono i pazienti, nel caso parlassimo di pazienti, gli immigrati, nel caso stessimo focalizzando l'attenzione nel discorso dell'immigrazione. Altro punto importantissimo, la salvaguardia dei diritti, perché noi tante volte dimentichiamo che abbiamo a che fare con degli individui che devono, togliere il condizionale e godere degli stessi diritti e conseguentemente degli stessi doveri di cui godiamo tutti noi. Non è che esistano delle differenze, cioè dobbiamo superare il concetto di civiltà superiore e di cultura superiore e di cultura inferiore, insomma. È stato fatto uno studio, vi faccio riferimento, perché questo è uscito da un seminario che è finito da pochissimo in Benin, un seminario sulla cooperazione internazionale di studio, e il professor Pasquale De Muro ci raccontava appunto, perché il nostro presidente era presente al seminario, che hanno fatto uno studio nel quartiere di San Paolo a Roma,
sull'accesso degli immigrati alla sanità, insomma, del quanto si curano e come si curano. E hanno visto che non è una questione di mancanza di denaro, perché moltissimi immigrati, questa sera mi spiace che non ci siamo organizzati a parlare del lavoro nero, però moltissimi immigrati che comunque purtroppo sono sottoposti al lavoro nero e via dicendo. E dei soldini ne hanno anche, insomma, quindi però preferiscono rivolgersi eventualmente alle strutture private e pagare un sacco di soldi, oppure astenersi dal farsi curare. E questo crea un sacco di problemi, ma questo per quale motivo succede? Succede perché c'è la paura di perdere il diritto di soggiorno. Quindi un individuo che non si fa curare o che fa fatica ad avvicinarsi alle cure mediche perché ha paura di perdere il diritto di soggiorno o perché non ce l'ha, questa direi che noi come medici è una cosa che dobbiamo assolutamente rifiutare. La promozione della salute è sostenuta dal famoso empowerment che si porta dietro il discorso della partecipazione. Adesso due parole sull'empowerment. Vi leggo alla lettera quello che dice l'OMS del 98. Nel contesto della promozione della salute, l'acquisizione, perché è una parola che non è traducibile in italiano, empowerment, quindi dobbiamo cercare di capire insieme, l'acquisizione di maggiore autorevolezza destinata alla conquista dell'assertività, della capacità di autoaffermarsi come individui. È un processo grazie al quale le persone conquistano un maggior controllo sulle decisioni e le iniziative che riguardano la propria salute. Io mi sono permessa di portarvi l'etimologia della parola per capire ancora meglio, no? L'empowerment è mettere nella condizione di, è un movimento verso, è un dare il potere, ma non potere su, quindi nell'accezione negativa del termine di potere, è un potere verso, è un potere di, è un potere con, in costante movimento di crescita. Quindi la parola chiave è dare la possibilità, sviluppare le potenzialità che già ci sono. Se noi riusciamo a metterci in discussione al punto tale da dare delle possibilità agli individui, vedrete che dopo è facilissimo il processo di integrazione multiculturale. Quindi noi dobbiamo cambiare la mentalità di quello che diventerà poi l'individuo empowered. L'empowerment clinico, che è quello che noi adottiamo nell'ambito della nostra comunità aperta, chiaramente prevede l'aumento della partecipazione dei pazienti, degli individui. Alla base dell'empowerment clinico dobbiamo mettere una forte motivazione, una forte motivazione che va a sostenere lo sviluppo del senso di appartenenza, il coinvolgimento e la partecipazione, l'impegno attivo e l'alleanza nell'azione. I requisiti dell'empowerment sono lo sviluppo dell'autostima, il risveglio del pensiero critico, e questo non solo in chi soffre il disagio, perché l'omologazione globale ha schiacciato il pensiero critico della maggior parte degli individui, lo sviluppo di strategie d'azione da parte della comunità e dell'individuo e la capacità di agire consapevolmente in collaborazione. Quindi, come vedete, non è soltanto un intervento riparativo, ma è un intervento prevalentemente di tipo preventivo. Se poi associamo all'empowerment il mainstreaming è un... È una metodologia già abbondantemente sperimentata attraverso la quale progetti innovativi, vengono sperimentati in un ambito circoscritto per poi, una volta che la sperimentazione funziona, l'esito diventa parte del sistema. Se noi associamo l'empowerment al mainstreaming, abbiamo ottenuto quello di cui si parlava all'inizio, abbiamo ottenuto questo. Ultimo punto, secondo me molto importante, il discorso dell'assistenza pubblica. Parlava prima il professor Principe della cooperazione internazionale, parlava del fatto che ci limitiamo a portare un po' di denaro, un po' di stracci, eccetera. Ecco, cioè è chiaro che le sovvenzioni agli individui che soffrono sono giuste, non è che non vogliamo questo. Però ricordatevi sempre che l'assistenzialismo, il buonismo, questo è molto evidente quando si va a lavorare in Africa, io ho avuto questo onore, quindi lì si vede in maniera molto evidente, crea passività, crea subalternità e quindi non aiuta l'individuo ad evolvere, non si crede più nelle proprie potenzialità.
Quindi se noi ripetiamo lo stesso errore anche qua, sicuramente non riusciremo ad ottenere nulla altro che un disagio che si sta allargando sempre di più. Quindi attenzione all'assistenzialismo. Quello che noi stiamo tentando di fare sono i laboratori multiculturali esperienziali destinati all'integrazione sociale incrociata, migranti e nativi, importante incrociata per tutto il discorso che vi ho fatto prima. Io farò un discorso generale di introduzione rispetto a questo argomento, soprattutto per il ruolo che temporaneamente ricopro nella consulta per l'esclusione sociale, contro di lotta all'esclusione sociale di Bologna. Ecco, il discorso più specifico della casa, che è un oggetto di studio di uno dei gruppi di lavoro della consulta, se volete, se ci rimane tempo, possiamo affrontarlo perché abbiamo presente in sala ed è tra gli invitati il dottor Stefani, che è la persona che ha coordinato per molto tempo proprio la ricerca su questo argomento in particolare. Io volevo introdurre questo discorso così importante. A me pare molto importante il fatto di aver fatto, di aver messo insieme in questa serata salute e welfare e di parlare delle due cose insieme, perché l'una e l'altra cosa sono imprescindibili. Già lo diceva la collega prima, quindi non si può parlare di sociale se non c'è una stretta connessione con tutto il tema della salute, della custodia di sé, della cura di sé dal punto di vista sanitario. È uno degli nel titolo c'è scritto interazione tra comune, provincia e regione. Questo argomento dell'integrazione sociosanitaria, quindi degli interventi sanitari e degli interventi sociali, è un argomento di assoluta priorità. Non a caso molte delle competenze nel nuovo governo regionale, molte delle competenze del sociale sono state trasferite, sono state assunte dall'assessorato alla sanità con l'intento di rafforzare uno dei temi che si è ritenuto prioritario, che è l'integrazione sociosanitaria, ed è in discussione proprio adesso, è uscita la bozza ora per le consultazioni dei piani di programmazione regionale, che per la prima volta sarà un piano sociosanitario. Quindi siamo di fronte all'approccio di tutte queste problematiche in maniera connessa anche a livello istituzionale. Questo non significa che ciò è, questo non significa che ciò è, perché pur essendo così tanto importante, così tanto sentito, però ci troviamo in forte, noi operatori del settore ci troviamo comunque in forte difficoltà a connettere sociale e sanitario, come anche a connettere le diverse parti del sanitario insieme, anche all'interno di stesse branche aziendali spesso, o a connettere le diverse parti del sociale e i diversi soggetti che operano con diversa titolarità nel sociale. Questa è una problematica che ci troviamo comunque ad affrontare, però quando si cominciano ad avere dei riferimenti, delle linee di indirizzo e di tendenza, si può comunque tentare di orientare il proprio lavoro in questo senso. Io vi dicevo che sono temporaneamente presidente della consulta per l'esclusione sociale, che è un organismo del Comune di Bologna, che è nato nel 1999 con l'intento di, cioè, un suo statuto, un suo regolamento, con l'intento di tenere viva l'attenzione, ed è proprio dedicato a favorire l'inclusione sociale delle persone, quindi l'accoglienza, che è il tema che mi è stato dato come titolo. Se le includiamo, le persone le accogliamo, e accoglierle non significa solo dargli una casa, significa dare tanti, tanti approcci a queste persone. La consulta, come vi dicevo, c'è dal 99, e allora, quando è stata fondata da quattro enti, che erano la Caritas, gli Amici di Piazza Grande, un'associazione di volontariato, il Forum del Terzo Settore e il Sindacato. Già elencare queste associazioni, queste titolarità, può far presente, secondo me, di come, ed è una giusta testimonianza di come può essere affrontato il tema del welfare, di come ci deve essere una forte integrazione, interazione tra le diverse componenti e i diversi soggetti che vivono in una città. Perché
ci si possa far carico delle persone che hanno bisogno e rivolgersi alla povertà, alla carità, quando è fatta da tante organizzazioni messe insieme con diversi orientamenti, dal sindacato alla Caritas, all'Associazione Amici di Piazza Grande, può dar conto delle sfaccettature che sono necessarie all'intervento, e sono quelle sfaccettature che permettono di orientarsi non più soltanto sulla povertà, ma su tutti i settori dell'inclusione sociale. Io dicevo che per lavorare e per poter tenere la sensibilità, la dottoressa prima parlava di empowerment e l'ha spiegata dal punto di vista sanitario, ha dato la citazione scientifica, e mentre lei parlava, adesso non seguo quello che mi ero proposta di dire perché mi piace anche interagire con le cose che sono state dette. Lei diceva che cos'era l'empowerment, difficilmente traducibile perché questa parola significa tanto e così. Beh, l'empowerment a Bologna, per quel che riguarda i poveri e il mondo dell'inclusione sociale, è stata l'esperienza di Piazza Grande. Perché? Perché è stata l'emancipazione delle persone che da persone di strada sono diventate soggetti di interazione e sono diventate persone che in qualche modo, a modo loro e per alcuni settori, sono diventati protagonisti, da soggetti esclusi a protagonisti. Questo per tradurre anche operativamente, anche nel mondo del vissuto quotidiano, quello come può essere affrontato un tema così difficile da elencare. Credo che possa anche dire questo esempio dell'empowerment, mi piace ancora calcarlo, una modalità di approccio a lavorare nel sociale che supera i normali criteri dell'assistenza. L'assistenza è stata sempre considerata come una forma di aiuto alle persone che hanno bisogno, quindi unidirezionale. Nel modo di intendere attuale del come deve essere fatta l'assistenza e del come deve essere agita, dovrebbe essere agita l'assistenza, non è più unidirezionale, ma, come diceva prima la dottoressa citando i riferimenti anche scientifici, è un'assistenza che è partecipata, che vede la compartecipazione delle persone. Questo non significa non soltanto i ticket, questo non significa la compartecipazione attiva, la messa in gioco della persona perché possa diventare soggetto di diritto, ma partecipare anche con se stesso alla gestione di quel diritto. Questa è la filosofia che noi cerchiamo di portare avanti, facendo in modo di essere il più vicino possibile ai diversi mondi che le persone in stato di necessità vivono nella nostra città. Per questo motivo la consulta si è organizzata con gruppi di lavoro ai quali partecipano le diverse associazioni e le diverse organizzazioni che vivono i settori dell'assistenza e del welfare. Abbiamo un gruppo, dicevo prima, che si occupa di casa, di immigrazione, di carcere, tossicodipendenza, sicurezza, comunicazione e anche di lavoro. E questi gruppi sono proprio orientati a favorire l'attenzione e l'ascolto, affinché l'accoglienza e successivamente gli interventi ad essi dedicati possano sempre più essere vicini ai bisogni delle persone, che sono comunque bisogni fortemente flessibili e fortemente modificati nel tempo. Non si riesce a garantire il servizio alla persona se questo è un servizio rigido, perché i bisogni delle persone cambiano. Lei prima faceva l'esempio dei migranti, noi facciamo l'esempio, oltre questi, di tante forme di povertà, i nuovi poveri. La gente, se si fa un giro per i dormitori, esaminano le persone sui dormitori della città, ospiti dei dormitori della città ora, e si fa un parametro con le persone di 10 anni fa, ci si accorge che le storie, l'età, le storie delle persone accolte sono molto diverse.
da 10 anni fa ad ora, da 3 anni fa ad ora, proprio perché c'è un grande movimento, un grande cambiamento nella fisionomia della persona che ha bisogno di interventi. E quindi è necessario sapere come orientarsi, come muoversi per accogliere queste persone, e chi opera in questo settore è necessario che comunque si non operi solo nel suo pezzetto, ma si tenga fortemente in contatto con tutto quello che è intorno. Questo noi l'abbiamo sperimentato e lo sottolineiamo molto quando cerchiamo di tradurre concretamente tutto il discorso più generale di lavorare in rete, di mettere in relazione l'una forza con l'altra, perché nel servizio alla persona proprio questa flessibilità e questo mettere in interconnessione le diverse competenze può essere l'unica soluzione che permetta di star dietro ai bisogni mutevoli e continuamente in evoluzione delle persone. Un'altra cosa che mi pare importante sottolineare nell'affrontare queste tematiche è che le persone hanno bisogno di risposte operative ai loro bisogni, di risposte materiali, ma non hanno bisogno solo di queste. E il welfare non può essere fatto solo di questo, ma anche di tutto un percorso di accompagnamento che permetta alla persona di poter usufruire delle risposte materiali, ma di poter anche sapersi muovere tra queste risposte e saper trovare la propria strada e le proprie risorse per potersi districare, per poterle utilizzare al massimo. Questo noi l'abbiamo sperimentato gestendo i dormitori. Basterebbe per una persona che non ha dove dormire dargli un posto letto e hai risolto il suo bisogno materiale. Apri le porte alle 7 di sera, c'è l'elenco, le fai entrare, alle 9 di sera, alle 9 di mattina chiudi e hai risposto al loro bisogno. La filosofia dell'approccio dei servizi bolognesi integrati è stata quella di non accontentarsi di fare questo, ma di dare il servizio, parlo dei dormitori ad esempio, di dare da dormire, ma nello stesso tempo di offrire alla persona l'accoglienza al dormire, che significa esserci, ascoltarle, parlarle in termini tecnici più alti di potrebbe essere dire la presa in carico, ma non è una presa in carico vera dal punto di vista sanitario, è una presa in carico soggettiva, personale, che permette, che ha permesso in questi anni di fare in modo che queste persone, con la scusa di dargli da dormire, che era il bisogno che avevano, potessero in qualche modo creare le condizioni per avere poter smettere più presto di aver bisogno di un dormitorio in cui andare a dormire. Questo ha significato inventare dei servizi di presa in carico del giorno, di prendere in carico le persone quando al mattino per accompagnarle ai servizi che esistevano. Un esempio caratterizzante di questa esperienza è stata la gestione improvvisata quando c'era necessità del dormitorio, che un tempo era in via Carracci, che fu fatta per richiesta ai tempi di quell'amministrazione da tante forze, dalle cooperative, dalle associazioni di volontariato. Questo mettere insieme soggetti diversi per aprire un dormitorio e questa flessibilità anche di accogliere le persone, di inventare per ogni persona un proprio percorso e un proprio accompagnamento, ha trasformato questa esperienza in una formula per la presa in carico che poi pian pianino si è cercata di tradurre e di sperimentare nella rete dell'accoglienza bolognese. Quindi, sottolineo la necessità dell'accoglienza che è data dalla casa sicuramente, ma è data anche insieme da interventi diurni, da interventi di laboratorio per imparare a fare delle cose di tutti i tipi, è data anche l'accoglienza dal mettere insieme l'esperienza di lavoro di strada, che vuol dire che le persone, se si aspettano, se si aspettano nei dormitori, se si aspettano agli sportelli pubblici, se si aspettano,
tante non arrivano e tante rimangono dove sono perché non riescono ancora a definire, a motivare, a agire il loro bisogno. Questo rende necessario l'impegno di andare a incontrare le persone dove sono e spesso le persone che hanno bisogno sono in strada e non sono, sono in strada molto visibili e non sono solo quelle infastidenti che noi dobbiamo andare a incontrare nei luoghi più difficili della nostra città, ma sono anche tante altre persone meno visibili che comunque bisogna andare a incontrare perché non riescono ad arrivare ai servizi. Un altro discorso che stasera non si farà è quello del lavoro, anche temporaneo, anche sperimentale, anche pensandolo come forma di accesso alla socializzazione. Certamente c'è tutto il problema del lavoro, della precarietà, del lavoro grande, ma c'è anche il problema del lavoro come forma, prima forma di integrazione e di inclusione delle persone, accompagnate a tutto il discorso che faceva la dottoressa prima della cura di sé. Io sono stata in un convegno un mese fa e parlava il direttore del San Gallicano, che è un istituto di ricerca come Rizzoli, insomma scientifico, uno degli istituti in capo proprio al Ministero della Sanità, che si occupa di immigrazione e di esclusione, e in una maniera sanitaria. E nella sua presentazione, si chiama Morrone, il professore, ci ha spiegato dal punto di vista sanitario, io sono rimasta molto colpita, quando ha dimostrato che la povertà estrema, che noi riteniamo un fenomeno assolutamente sociale, è invece etichettata dall'OMS, c'è la sua sigla, come tutte le malattie serie dell'OMS, ZX59, me lo sono scritta perché mi ha colpito moltissimo, ed è le cause della povertà estrema, quindi problema sanitario, tanto per dire, l'elenco delle cause delle povertà estrema sono quelle che io prima citavo quando dicevo di che cosa hanno bisogno queste persone, e sono perdere il lavoro, perdere le relazioni, perdere la casa, avere delle difficoltà, cambiare paese. Ecco, questo per dire quanta sia la connessione tra sanitario e sociale e quanta la povertà, che noi pensiamo come una patologia sociale, sia invece anche una patologia sanitaria. L'altra cosa che mi premeva sottolineare, che viene dall'esperienza del lavorare nel sociale, è che non possiamo sottostare nel lavoro sociale delle regole fisse, secondo me. Non possiamo dirci che una persona sta 3 mesi in un dormitorio, sta 1 settimana, sta... Sì, ci possono essere dei punti di riferimento, ma comunque la persona è la persona, il percorso è e deve essere sempre più individualizzato. Le regole ci devono essere per la tutela, perché sempre dobbiamo avere delle regole, però quando dobbiamo farci carico delle persone in condizioni di necessità, ma comunque delle persone, occorre la capacità di poter modulare gli interventi adattandole alle situazioni di quelle persone in quelle particolari condizioni. Certamente il fatto della modulazione degli interventi è una delle grandissime difficoltà della gestione delle problematiche sociali. Quali gli argomenti di attualità in questa città, a mio avviso, adesso? Sicuramente noi siamo in una città che ancora è una città di prestigio rispetto alle risposte che dà nel sociale. Sicuramente ancora è una città di prestigio, sicuramente i servizi, il numero dei servizi, la modalità di gestione, la qualità delle risposte sono ancora risposte forti. Anche rispetto alle altre grandi città italiane. Siamo in un momento di riorganizzazione, siamo in un momento in cui le sperimentazioni devono essere messe a regime, con la grande urgenza che la messa a regime non significhi la diminuzione delle risposte, con la grande priorità di che mettere a regime non significhi perdere la capacità innovativa di dare delle risposte, perché è necessaria e deve continuare ad esserci,
appunto per i discorsi che facevo prima, con la grande attenzione al fatto che queste contingenze economiche che attraversano la nostra città come attraversano tutto il paese, dovute alle precarietà dei fondi sociali, ai tagli che si sono avuti, alla difficoltà di mantenere i fondi a livelli di quelli che si avevano gli anni primi, invece di pensare che bisogna programmare anche il nuovo, ecco che questa sudditanza al denaro non crei poi la precarietà dei diritti e che diventino i diritti delle persone solo quelli che siano esigibili perché ci sono i soldi per coprirli. Ecco, questo è un tema che secondo me noi non possiamo dimenticare a Bologna, perché non è nelle caratteristiche, nel modo di lavorare che deve caratterizzare la nostra città. Ecco. L'altro argomento di attualità mi pare da sottolineare oggi nella nostra città sia che ci sia un'accessibilità ai servizi, così come si diceva nel titolo che mi è stato assegnato, che sia accessibilità per tutte le soglie di persone, per tutti i livelli di povertà delle persone, dicendo meglio. Noi ci stiamo organizzando nella città, nella provincia, per organizzare l'accoglienza delle persone con degli sportelli molto vicini al cittadino, quindi se sono programmati sportelli sociali su tutti i territori, nei quartieri, insomma, perché la risposta si avvicina alla domanda. Ecco, è sicuramente una grande ricchezza questo come programmazione. La paura che noi abbiamo all'interno della consulta è che questi siano, attraverso questa organizzazione sia garantita l'accessibilità a quelle persone che in qualche modo sono povere ma ci sono, cerco di spiegarmi, e che non ci sia l'accessibilità invece di quelle persone che sono talmente povere che spesso non sono prese in considerazione. Parlo di chi non ha il permesso di soggiorno, parlo di chi è temporaneamente presente sulla città, quel linguaggio che noi diciamo l'accessibilità della bassa soglia. Quindi l'attenzione a questo. Qual è il rapporto tra provincia, comune e regione? Ma questa è una problematica molto attuale, perché questa carenza di denaro e questa paura, dico paura, so che potrebbe essere interpretato anche non correttamente, ma questa paura di accogliere troppo ha messo in difficoltà le relazioni tra le diverse città all'interno della regione e quasi ci troviamo che ciascuna città pensa al proprio territorio. A volte c'è competizione. Nel dare più servizi c'è competizione a ognuno fare il meno possibile, perché queste persone da accogliere sono persone che creano disagio, creano difficoltà e fanno spendere denaro, per cui se si chiude la stazione di Modena di notte poi dovranno venire a dormire alla stazione di Bologna. Se teniamo i senza dimora sulla città e non lavoriamo sui comuni della provincia perché anche loro facciano dei piccolissimi dormitori, non c'è integrazione. Quindi è molto difficile, quasi che ci sia il rischio che se non c'è, che l'attrazione dei servizi diventi poi difficoltà di gestire i servizi, che questa attrazione, che è la qualità dei servizi, se non è integrata in una programmazione, in un'accoglienza condivisa a livello regionale, a livello provinciale, è difficile, occorre mantenere il coraggio della scelta dell'accoglienza e non chiudersi con dei meccanismi espulsivi perché abbiamo paura che far troppa accoglienza poi non riusciamo a gestirla. C'è un'organizzazione molto forte dell'interazione tra la provincia, la regione ed i comuni, e c'è un'organizzazione all'interno delle stesse province che è l'organizzazione del sociale, che sono i piani di zona.
Ecco, bisognerebbe valorizzare ulteriormente questi strumenti di gestione delle problematiche sociali e fare in modo che veramente le risorse potessero essere agite su tutti i territori e che ognuno potesse fare un pezzettino. Solo in questo modo riusciamo a non mettere in atto dei meccanismi che non sono più di accoglienza, ma che sono di esclusione e di chiusura nei confronti delle persone. Grazie. Grazie. Prendo un attimo la parola prima di cederla a Don Nicolini, perché avevo preparato un po' di... mi aspettavo l'intervento di Morgantini, il quale purtroppo è malato. Ci dovrebbe essere un sostituto nella sala, ma non lo vedo. Avevo preparato una serie di questioni che potevano un attimino chiarire anche tutta questa discussione. Per esempio, avevo scritto: ogni giorno in Italia 4 persone muoiono sul posto di lavoro e questa insicurezza mortale colpisce soprattutto i precari. E quindi, da una parte c'è la questione del lavoro, dall'altra parte c'è la questione del lavoro nero, e insicurezza sul lavoro che persiste tutti i giorni, sentiamo in televisione quello che avviene, e sono la maggior parte sono i precari. Ecco, avrei voluto sentire da Morgantini soprattutto a che punto era, perché i dati Istat li leggiamo tutti, ma a che punto era a Bologna questa situazione e a che punto era il rischio sulla salute in questa situazione, che è certamente un problema molto importante. E un altro aspetto, e con questo cedo la parola a Don Nicolini, però prima annuncio quello che volevo sapere, è che la soglia europea di povertà attualmente è pari a 780 euro al mese, la soglia di povertà, e sono circa 2 milioni di persone in tutta l'Europa che hanno questa soglia. Ora, qua, la mia domanda era: quanti sono i lavoratori poveri che hanno sì un lavoro ma non possono più pagare l'affitto? Esiste anche questo aspetto della povertà, non soltanto chi ha un lavoro precario, un lavoro nero o chi non ha assolutamente il lavoro. Quanti dei lavoratori non riescono ad arrivare alla fine del mese? E quindi l'accoglienza della casa per gli anziani, il problema delle abitazioni poco sicure, soprattutto la scarsità di posti letto. Nel mese fa, quando abbiamo avuto il secondo incontro, era venuto fuori che... io faccio il medico, faccio il chirurgo, e spesso e volentieri noi vediamo arrivare degli immigrati non regolarizzati, li dobbiamo ricevere, magari operare, e una volta risolto il problema tecnico, medico della situazione, li dobbiamo rimettere sulla strada. E allora dov'è il vantaggio? È soltanto... guardiamo la cosa dal punto di vista economico, è soltanto una perdita secca dell'istituzione pubblica. Questo perché si riammalano, speriamo che non muoiano, e poi ritornano in ospedale. Altra spesa. Cioè, il problema in effetti non si risolve. Quindi la questione dell'accoglienza della casa, i posti letto che entrano alle 7 e escono alle 9 di mattina, certo, è molto importante, però forse il problema è un pochettino anche più ampio, che bisognerebbe un attimino affrontare. Ecco, Don Nicolini, cosa ci dice sulla povertà nuova? Volevo dire che quello che negli ultimi mesi e sempre di più mi si è confermato è che è stato un grande vantaggio l'avere tutto questo problema dell'immigrazione, perché ci ha portato a scoprire non soltanto e non tanto la povertà di quella gente, ma la nostra. La mia proposta di una assemblea costituente per Bologna nasce da qui. Tra l'altro, nell'esperienza di questi tempi, mi sento sempre più cauto nel considerare lo straniero come il povero da aiutare.
sono sempre più impressionato della povertà degli italiani. Non è difficile verificare che una persona straniera che viene qui ha delle capacità di sopportazione, di resistenza a condizioni di disagio anche gravissimo, di assunzione di lavori molto pesanti o per noi considerati addirittura umilianti, perché questo straniero, che non è certamente l'ultimo del villaggio dal quale è partito, ma è il primo o uno dei primi, e quindi è venuto qui con una decisione coraggiosissima e con un carico di speranza enorme. Per cui noi qui lo trattiamo male, ma per lui è aver appoggiato un piede su un trampolino per andare avanti o in su. Mentre invece, se uno è povero in Italia ed è italiano, ha l'impressione di scivolare in giù. Si possono fare dei raffronti impressionanti. È chiaro che ogni discorso generale è molto generico e pieno di eccezioni, però mi capita sempre di osservare con stupore la diversità tra un ventenne italiano e un ventenne nigeriano. Quest'ultimo sembra lo zio dell'altro, appunto come capacità di sacrificio, volontà di realizzare un progetto, disponibilità ad accettare anche le condizioni più dure pur di resistere. E quindi in questi ultimi mesi appunto ho concluso che uno dei, non l'unico, ma uno dei grandi regali che a noi è venuto dall'immigrazione è stata la riscoperta della nostra povertà. Quindi penso che anche per provvedere alle povertà dei più poveri bisogna in qualche modo fare un pensiero più profondo indietro. Questo ho pensato a un'assemblea costituente. Da allora però sono stato assediato di domande alle quali non ho più saputo rispondere. Quindi, come prevedevo, appunto, era una cosa da Don Chisciotte senza... Però, siccome la signora prima ha citato la Costituzione, ecco, anch'io vorrei citare la Costituzione. E incentrare il mio intervento solo su una parola, sulla parola lavoro. Come tutti sappiamo, la Costituzione apre dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro. E quindi, per esempio, non è fondata sulla beneficenza. Non è fondata sull'assistenza, poi non è fondata sulla sapienza, non è fondata sul capitale, non è fondata sulla religione, non è fondata sull'arte, è fondata sul lavoro. La genialità dei padri costituenti ha interpretato questa parola lavoro secondo il suo significato più profondo, tratto dalla lingua latina, dove il lavoro non è il lavoro produttivo, non è solamente il lavoro produttivo, perché produce un oggetto o un servizio, ma è più profondamente la fatica. La fatica. E appunto in una conversazione di moltissimi anni fa, due superstiti di questi padri costituenti, adesso non ci sono più, sono in paradiso anche loro, mi dicevano, mi spiegavano, e io godevo di questa spiegazione, che il senso della Repubblica fondata sul lavoro aveva forti attinenze col dialetto bolognese, dove appunto due amici si incontrano nell'atrio dell'ospedale maggiore, uno dice all'altro: cosa sei venuto a fare? Sono venuto a trovare mio padre, l'hai messo male. E l'altro gli dice: oggi come l'hai trovato? E lui gli risponde: è un più brutto lavoro.
È interessante, no? Il termine è importantissimo, perché assegna un ruolo di cittadinanza attiva anche a quel vecchio babbo che nel letto dell'ospedale maggiore sta tirando gli ultimi. Però anche lui edifica la Repubblica con la sua fatica. La edifica il bambino che impara a scrivere, la edifica lo studente che studia. La Repubblica è fondata sul lavoro. Una costituente per Bologna potrebbe essere ripensata dicendo che Bologna è fondata sul lavoro. Invece a me sembra che, eccetto persone privilegiate o fasce privilegiate, molto spesso a Bologna, non ditemi che è così anche a Vicenza o a Torino o a Napoli, ma tanto parliamo di Bologna. A Bologna per molte volte non è bello lavorare, non è bello il lavoro, non è interessante. Le comunità di lavoro non sono vive. Chi organizza non organizza bene. Chi ha la responsabilità di un lavoro non sa aiutare. E qui devo subito dire che però quando parlo di lavoro, oggi ho molto in mente un altro ambito della operosità, ma l'ho già accennato, che è appunto anche quello della scuola. A Bologna è brutto il lavoro, quasi sempre è pessima la scuola, pessima. C'è da vecchi brontoloni, come ormai sono io, come appartenenza di categoria, c'è da essere un po' preoccupati per la generazione dei giovani, perché hanno delle brutte scuole e hanno un lavoro non facile e non bello. Allora, il ripensare, ecco, a Bologna vuol dire, secondo me, ripensare soprattutto al lavoro. Quando poi infatti si pensa ai poveri o in modo particolare anche agli stranieri che sono con noi, quale dovrebbe essere la prima preoccupazione di Bologna per uno straniero? Farlo lavorare. Lui viene qui per quello. Quando mi dicono ma c'è il problema di dargli da dormire, di dargli da mangiare, ormai sono diventato cattivissimo e quindi dico sempre no. Il problema è il lavoro. Se si facesse una costituente per Bologna, il primo punto sarebbe quello di analizzare se e in che modo Bologna è fondata sul lavoro e quindi dà lavoro, il lavoro è fatto bene, il lavoro è molto curato, il lavoro è appassionante, i giovani vengono aiutati a imparare bene un lavoro. E questo sia ai livelli più semplici, sia ai livelli più alti, una grande passione per il lavoro. Ci sono delle eccezioni, le conosco, e questo mi conferma che tutto questo sarebbe possibile. E quindi come vado incontro alla povertà? Con il lavoro. Non c'è dubbio, un piccolo raffronto con un'esperienza come quella tedesca può far paura e uno anche può concludere manco pitturato una roba così, però non c'è dubbio, i tedeschi che hanno una lunghissima tradizione di immigrazione, noi non ce l'abbiamo, loro giocano tutto il fenomeno immigratorio sul lavoro. Per cui la persona parte da quello. Aiuto, adesso c'è il Presidente del Consiglio in stanza, quindi bisogna che stia attento. Ecco, quindi questo secondo me è il punto sul quale bisogna ripensare. Quindi bisogna ripensare ad essere noi una società più ricca proprio per poter essere ospitali. Altrimenti siamo destinati a occuparci continuamente di un'assistenza al limite
e anche i nostri servizi mi sembra che rischino sempre di funzionare per affrontare delle emergenze e cercare di mettere, è vero, dei tappi, è vero, in tutti i buchi che si creano, ma non abbiamo davanti una strada. Allora, a me sembra che questo sia il punto sul quale bisogna ricominciare. Cioè, a dire, una scuola, Bologna deve essere una bella scuola, riguarderà il preside, i bidelli, i professori, riguarderà anche gli studenti. Spendo una parola per gli studenti. Secondo me, la condizione degli studenti molto spesso è scandalosa perché gli studenti non studiano. È gravissimo che uno studente non studi. Noi abbiamo troppo scisso la scuola dal lavoro e gli studenti non studiano. Il loro obiettivo è cercare di passare. E anche l'università, eccetto delle eccezioni molto buone che a Bologna ci sono, è una cosa giocata solo sul ci sono gli esami e te passi gli esami e quando hai fatto gli esami hai anche finito. Ma dov'è la scuola? Dov'è il lavoro scolastico? Dov'è l'imparare la ricerca? Allora, tutto questo mi sembra che si ponga al cuore. Allora, in questo senso, io tenderei a capovolgere il problema, a ritenere intanto i poveri ufficiali forse meno poveri di quello che si crede, il nostro tessuto sociale forse invece più debole di quello che si pensa. Perché noi in realtà poi abbiamo l'impressione che da noi nessuno muoia di fame, che le risorse ci sono, è vero. E ci sono per esempio molti fenomeni fra persone giovani, ma non solo proprio giovanissimi, che fanno una vita completamente sbagliata, cioè completamente irresponsabile. Persone che non finiscono mai la scuola, non entrano mai nel mondo del lavoro. Ci sono molte famiglie a Bologna, anche a livelli di ceto medio, che patiscono delle prigionie, delle vere prigionie, per dei figlioli, per dei ragazzi che non sono mai riusciti a inserirsi da nessuna parte, non hanno voluto, non hanno potuto. E queste famiglie sono in una galera tenuta da queste persone che sono ormai completamente disadattate, vivono come ingabbiate, ma ingabbiano anche il loro nucleo familiare e sono un fenomeno mostruoso. No, sono in qualche modo il frutto amaro di una sottocultura del benessere dove manca il senso della responsabilità. Perché appunto l'importanza del lavoro è la responsabilità. Io sto assistendo, per quello che riguarda la popolazione straniera, a due fenomeni che soprattutto gli africani molto facilmente impazziscono. Cioè il disturbo mentale alto, adesso non so voi come lo chiamate tecnicamente, io ne ho anche in casa, diventano matti. È vero. Perché? Perché devono accettare questo ritmo pazzesco della nostra vita, tutto giocato sull'orario, mentre invece gli africani, soprattutto gli equatoriali e i tropicali, loro non hanno questo problema del tempo, perché la giornata dura sempre pressappoco 12 ore, 12 ore di luce, 12 ore di notte. Nel villaggio africano dove abitano i miei fratelli, la corriera parte alle 4 del mattino per andare in città, che è sempre buio alle 4 del mattino nella zona subtropicale, per cui se devono prendere la corriera vanno a dormire in piazza, è vero, e l'autista dell'autobus, che è un depravato occidentalista, lui invece è in grado di svegliarsi, suona la tromba e tutti partono. Loro venendo qui devono accettare questa grande schiavitù del tempo, è vero, che da noi è stata causata dai monaci, no? I monaci sono i grandi peccatori dell'Occidente che hanno provocato questa frammentazione del tempo inventandosi che sono come dei gufi, cioè uccelli notturni che aprono gli occhi verso Dio anche di notte, quindi si alzano prestissimo la mattina, è vero, e quindi hanno abbandonato il ciclo naturale del tempo, no? E noi siamo entrati tutti in questo, noi siamo poverissimi di tempo, siamo schiavi del tempo. Questi poveri africani devono subire questa schiavitù del tempo per poi però far niente, far male, far brutto. E quindi gli imponiamo come una doppia fatica. Io ho molti fenomeni di disagio mentale gravissimo. Sul piano della scuola ci sono dei fenomeni sempre più estesi di abbandono. No.
Solo che questi abbandoni e queste malattie non sono però solo degli africani, ma come li chiamava la signora, interessante il nome, lei li chiama i nativi. I nativi è interessante perché è un titolo primitivo, no? Di solito i nativi sono quelli che stanno in mutande rispetto agli altri che arrivano col casco, no? E invece noi siamo i nativi, vabbè. Ecco, e colpisce anche i nativi. Allora il grande interesse, secondo me, adesso è quello di rimettere sul tavolo dei temi intorno alle quali ci si possa trovare tutti a pensare, a riflettere, a proporre, perché altrimenti anche una sera come questa è utilissima per denunciare un problema, però bisogna che troviamo delle strade adesso, è vero. Allora sul tema lavoro, questo può essere uno dei primi temi intorno a cui radunare, è vero, la società civile, la nostra città, per dire come tutti possiamo contribuire a rendere buono il lavoro. E non sono d'accordo, anche per quello che riguarda gli stranieri, di prendere le persone solo se hai da dargli il lavoro. E tu arricchisci molto il tuo lavoro, arricchiscilo molto. Abbiamo dei fiumi messi malissimo, con tutti gli alberi dentro negli argini, cioè abbiamo tante cose che sarebbero da aggiustare, no? Inventiamo lavoro, creiamo lavoro, vero? E facciamo in modo che le persone con serietà, oso dire con severità, vengano fatte lavorare. Sono venute qui soprattutto per quello, è vero. E mi permetterei, se non vi secca troppo, di leggervi una piccola parabola del Vangelo secondo Matteo, che è impressionante in questa prospettiva. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Capite, il valore del lavoro è tale che questo è il primo dovere di quel padrone. Lui esce continuamente per chiamare la gente dentro. E l'altra parte, la gente ha una specie di diritto di essere chiamata dentro nella vigna. La partecipazione al lavoro è così alta che addirittura lui si permette di capovolgere anche il problema del salario. Siccome si è accordato così con quelli della prima ora, vuol dare così anche a quelli dell'ultima. Perché l'importante è entrare dentro nel gioco. Questa è la cosa che in questo momento mi sembra l'ipotesi più appassionante per una città come la nostra, farne un territorio di grande partecipazione. Tra l'altro non c'è dubbio, il lavoro alla fine è il cuore della democrazia, intesa come corresponsabilità. È vero, e ognuno di noi, fino al vecchietto che crepa l'ospedale, è vero, a partire dalla sua fatica, è corresponsabile, è vero, del volto democratico del paese in cui campa. È vero, è lì che dà il suo contributo. Ognuno deve lavorare bene, imparare bene a scrivere e imparare bene magari a morire, è vero, e facendo tutti bene il nostro lavoro edifichiamo una società che allora sì è capace di diventare accogliente. Ecco, in questo senso proprio
sento che la cultura leghista di per sé è proprio radicalmente anticristiana, ma quello magari a molti di voi interessa niente, è proprio contraria a quello che è il fondo culturale e civile del nostro popolo. Visto che parliamo di partecipazione e parliamo comunque di attori protagonisti, no, nel processo di inclusione, mi farebbe piacere dare la parola un attimo a Mustafa Andau, che è il nostro responsabile del gruppo multiculturale, anche perché io credo che le emozioni e i vissuti di chi ha vissuto il processo di immigrazione, noi sì, le possiamo avere ascoltate, messe dentro tutto quanto, ma non le potremo mai esprimere nella maniera nelle quali le può esprimere un attore protagonista. Quindi io passerei la parola un attimino a Tafà, come lo chiamiamo amichevolmente. Grazie, buonasera. Normalmente anche non dovrei dire niente perché hanno prima detto tutto, credo. Può darsi che ci vuole la voce di uno che lo sta vivendo. È per questo che credo avrò poco da portarvi. Perché è vero che, come dico ogni giorno e dovunque vado, chi è l'immigrato? Esempio per dire chi sono io. Io, come altri fratelli, io sono quello che ha lasciato la famiglia, gli amici, la cultura e tante altre cose. Come sappiamo tutti, ognuno tiene molto alla sua terra, anche se nella nostra terra abbiamo solo una tomba, comunque bisogna saperlo, ma ognuno ci tiene al luogo dove è nato, perché ha una storia, ha tantissime cose lì. Ma perché uno sceglie di lasciare il suo paese? Io ho scelto di lasciare, esempio, il mio paese perché sono alla ricerca del benessere, come si dice. E credo che chiunque di noi tende al benessere. Se non lo vive, lo sta cercando. E una volta trovato, l'ho raccontato una volta, quello che andrò a dire, perché un giorno un amico mi ha chiesto: ma tu, essendo senegalese, quindi essendo uno francofono, perché hai scelto l'Italia? Io ho risposto: non lo so. Mi ha detto: ma lo devi sapere e mi devi dare una risposta. Ma se non ce l'ho in testa, devi indovinare una risposta, fratello mio, mi ha detto. L'ho detto: allora, io ho scelto l'Italia perché è un paese che ha una grandissima storia e che ha grandissimi valori, punto. Era la risposta. E lui era già contento. Ma io l'ho detto, gli ho detto: perché questa domanda? No, perché tutti voi venite in Italia, ma tutti noi non siamo in Italia, perché io ho lasciato altri in Africa. Ah sì, ah sì. E punto, non ne abbiamo più parlato. E io, parlando dell'immigrazione, credo che non posso io affrontare l'immigrazione in termini altri che non sono sociali, perché l'immigrazione è un problema, come dicono tutti, ma un problema quando noi ne facciamo un problema,
perché sappiamo tutti che siamo alla ricerca del miglioramento e da quando il mondo è mondo ci siamo sempre spostati e la risposta ce l'abbiamo, cerchiamo il miglioramento e ognuno di noi prova di affermarsi. E ancora più in questa era della globalizzazione neoliberista, chi non ha non è, quindi ognuno prova di avere qualcosa. E se io sento ogni giorno qualcuno dire che bisogna aiutarli, sì, bisogna aiutarci, ma bisogna anche guardarci come protagonisti per la costruzione di una società migliore, migliore. Perché ormai stiamo vivendo in un mondo inter o multietnico. Siamo tutti mischiati, come dicono quelli del nord, che non voglio citare. E visto che è così, perché noi non vogliamo preparare le future generazioni? Dobbiamo essere tutti protagonisti, perché io credo, come altri credono, che i nostri figli nasceranno qui e cresceranno qui. Ma quello che la gente ci nega oggi, non credo che lo negherà al mio figlio, non credo. E il più grande problema dell'immigrazione, che cosa? È che la gente ha paura della diversità, la gente ha paura di conoscere, la gente ha paura di andare alla ricerca di altre persone che non conosce, che è molto diversa. Siamo molto diversi, ma sempre siamo della specie, della stessa famiglia, degli esseri umani. Quindi come abbiamo l'opportunità di conoscerci? Perché non, come si dice, non le mettiamo in atto, in pratica, non proviamo di aprire le porte che abbiamo chiuse? Perché noi non possiamo provare di superare le nostre paure? Perché ognuno è fermo, nessuno vuole muoverci. Ma quando ci conosceremo, io dico che finché ognuno, o come si dice, finché non proviamo di costruire ponti per incontrarci, ci saranno sempre pregiudizi che partono anche del senso comune, che non hanno nessuna giustificazione valida o fondata, diciamo. Credo anche che noi come immigrati abbiamo bisogno di imparare, ma non sempre di imparare, perché noi anche abbiamo da insegnare. Perché se due persone ci incontrano, è vero che ognuno dice che io voglio imparare, ma se siamo tutti e due maestri, io non sono solo, come si dice, l'allievo, si dice da voi, non parlo bene italiano comunque, e non sono sempre l'allievo, ma sono anche maestro. Quindi devo imparare, ma come posso insegnare? E bisogna anche sapere una cosa, che noi a volte siamo chiusi, noi come immigrati, diciamo, perché siamo, ci auto-escludiamo. Perché quando vieni in una società e pensi che non c'è un'apertura, perché ti dicono che devi integrarti, ma come una persona che non ha nessun diritto può integrarsi? È impossibile. Per integrarsi uno ha bisogno di avere gli stessi diritti degli altri. Ma se sei, come si dice, visto un po' male, tendi a auto-escluderti, a chiuderti, a fermarti, a non creare rapporti. E io credo che la forma migliore di avvicinanza o di conoscersi è il confronto, come si dice, faccia a faccia.
dove anche quando parlo e che non mi sento, non mi faccio capire, con i gesti posso farmi capire. Ma se nessuno parla con me, se nessuno vuole conoscermi, e che io provo di conoscere quelli che non vogliono conoscermi, come si fa a costruire? Per costruire una società migliore bisogna essere in tantissimi. E io credo che tutte le forze non hanno la potenza di un'idea, come si dice da voi, non lo so, di un'idea che vede arrivare il suo tempo, che tutte le forze non possono fermare un'idea. E l'idea che cos'è? L'idea nuova, io come percepisco e come vedo, come sento, come ho imparato e come voglio difendere, è creare una società aperta, solidale, interetnica. E questo nessuno può fermare il processo della costruzione di quella società, che sarà interetnica, solidale, aperta. E finisco solamente dicendo una cosa, che l'immigrato è senza difesa, quindi è una delle persone più deboli della società, che non ha voce, quindi non sa dove andare a denunciare, a parlare, a farsi capire. E generalmente tutti noi immigrati lo diciamo quando ci vediamo, perché nei nostri confronti si parla solamente di tolleranza? È una domanda che non rispondo, che non risponderò e che pongo a tutta la gente. Perché nei confronti degli immigrati si parla solamente di tolleranza? È una domanda. Pensiamoci bene. Per finire, direi una cosa che ormai mi hanno chiesto i miei fratelli di dirlo dovunque vado, che la gente ci chiede di inserirci o di provare a inserirsi. Ok, vogliamo. Ma l'inserimento parte da ogni casa. L'inserimento parte da ogni quartiere. Noi non è che stiamo chiedendo grazia, no. Stiamo solamente chiedendo di essere visti come persone, come umani. E così avremo il coraggio di affrontare quello che noi non sapevamo. Perché una cosa è molto importante, come diceva prima Don Nicolino, che noi quando veniamo qui, tutte le cose sono nuove per noi. Tutte le cose sono nuove. E quindi non riusciamo neanche a orientarci all'inizio. E visto che tutto è nuovo, abbiamo bisogno almeno di avere alcune persone che possono essere per noi punti di riferimento. E tutti quelli che lavorano con gli immigrati ti dicono che dai, hai bisogno di essere molto attento a dove vai, a quello che dici. Perché non hai documento? È vero, non abbiamo documenti a volte, ma la mancanza di documenti non deve essere una barriera, no. Solamente non ho documento, non posso circolare, e circolano cose molto più pericolose dei clandestini. Vi dico, circolano turisti sessuali, circolano armi e altre cose che nessuno ferma. Ma quando circola una persona che non ha quel foglietto grandissimo, diciamo, che si chiama permesso di soggiorno, è un pericolo per tutto l'Occidente.
dispiace, perché se arriviamo anche a, al punto, finisco, al punto che sempre su, come si dice, l'inserimento, tutte queste cose, che ogni giorno ci lo dicono, e noi proviamo di farlo, prendendo la residenza, pagando il canone RAI, come l'ho detto l'altra volta. E nonostante tutto, la RAI, una società nazionale, ogni giorno ci propone, o ogni settimana, degli insulti venendo dalla Lega. E noi paghiamo per sentire che la gente ci insulta e nessuno dice niente, e ce lo propongono per forza, ogni sera. Come dobbiamo fare? Grazie, grazie Dao, per la tua preziosa testimonianza, veramente molto preziosa. Io inviterei adesso gli altri invitati a partecipare, visto che mancano alcuni relatori per motivi di salute, appunto, questo è, si parla di salute oltre che di welfare, volessero apportare la loro esperienza e il loro sapere anche, non dico tutti, ma almeno alcuni invitati, Stefani, Battisti, Massarenti. Vorrei cogliere solo alcune suggestioni degli interventi che sono stati fatti precedenti. E visto, non parlerò di casa perché l'orario non è il caso, però una delle suggestioni che è stata portata da Don Giovanni è proprio quella del lavoro. Allora vorrei unire lavoro e casa. Qualche anno fa, non so se Don Giovanni è già andato, a Montesole noi facemmo una, appunto come arcansiere ma anche come consulta per la lotta all'esclusione sociale, una mostra in cui indicavamo tutti gli spazi inutilizzati e che avrebbero potuto essere utilizzati attraverso una autocostruzione da parte proprio di coloro che avrebbero potuto, ecco. Bene, quegli spazi inutilizzati a distanza di anni sono ancora lì, che si stanno degradando e sono assolutamente proprietà di fondazioni e eccetera eccetera. Però la suggestione di Don Giovanni è questa: attenzione, il maggior numero di clandestini immigrati sta lavorando a Bologna e sta lavorando proprio nell'edilizia e sta lavorando sfruttato nell'edilizia e sta lavorando per costruire quelle case che non potrà mai occupare. Questo è un dato che dobbiamo assolutamente tenerne conto. Case anche, tra l'altro, molto diverse dalla loro cultura. Quindi io penso, per esempio, a molti esperimenti che sono stati fatti anche all'estero di un'edilizia che tiene conto delle varie culture. E quindi attraverso proprio una capacità di costruzione e di utilizzo da parte di quei lavoratori. Io penso che se sul Reno, invece di sbaraccare il Reno, si fosse fatto quello che diceva Don Giovanni, facendogli lavorare per bonificare oppure per costruire, forse avremmo risolto dei problemi e avremmo anche non sciupato del denaro che è stato sciupato ed è continuamente sciupato in una attenzione, certamente, così lo posso dire, non certo lodevole, ma con una buona intenzione, ma sono soldi sciupati, perché si fanno entrare uscire tutti dalla porta ma rientrano dalla finestra. Questo è estremamente importante. Allora io non so cosa intenda Don Giovanni quando parla di costituente. Posso dire che come gruppo casa e come consulta per la lotta esclusione sociale, avrebbe potuto dirlo Teresa, qualche risorsa ce l'abbiamo, ma vorremmo fare quello che con Don Giovanni dicevamo anni fa, quel convegno sull'accoglienza. Facciamolo, chiamiamolo convegno, chiamiamolo costituente, chiamiamolo incontro, chiamiamolo. Ecco, allora, quando vedo che questo termine, unirsi per la partecipazione, nella lotta con la consulta abbiamo sempre cercato di tener conto di questo, partecipare avendo presente almeno un equilibrio tra quello che è la capacità di denuncia, e la denuncia che anch'io oggi stasera faccio, no? Come anche Teresa faceva, ma anche con la capacità di fare delle proposte. E queste proposte possono saltare fuori. Per esempio, col gruppo Casa, quando abbiamo iniziato il progetto La Casa Possibile, abbiamo
individuato ben 10 progetti fatti da dei giovani architetti e c'è pronto uno stabile a Crevalcore che potrebbe essere costruito. Bene, perché non lo facciamo costruire da coloro che poi si accreditano attraverso la costruzione per poi entrare come abitanti in quella casa? Questo è un esempio. Non so se mi sono reso conto, ho spiegato bene. Vorrei fare però una piccola osservazione. Mi scusi, professor Principe, forse le è sfuggito. Quando lei ha parlato di 2 milioni e 600 di poveri in Europa, tenga presente che invece sono 2 milioni e 628 famiglie povere in Italia, che rappresentano oltre 6 milioni in Italia e oltre il 10%. Io non ho i dati ISTAT di questi giorni, però la povertà in Italia, dai dati ISTAT, è oltre il 10%. Emilia Romagna è un po' di sotto, ma purtroppo è così. Sono 25 milioni i poveri considerati in Europa e credo che con le nuove entrate sarà purtroppo un dato che aumenterà. Per concludere, quando si parla anche di lavoro, è molto interessante e vorrei unirmi al discorso, seguire una suggestione di Luisa Barbieri. Attenzione, coloro che vengono dagli immigrati lavorano sì, come ha detto Don Giovanni, per i lavori più umili che gli italiani non vogliono fare. E infatti non viene riconosciuto mai quella che è la loro competenza. Abbiamo i primi entrati che sono da 15 anni, che sono proprio nelle condizioni in cui la loro mancata realizzazione, il loro progetto di vita sono poi seguiti da voi e lei ha ben indicato il percorso. Abbiamo però i giovani che ormai hanno fatto la grammar school, ma non sono riconosciuti nelle loro competenze. Noi avevamo nel centro a Lazaretto, il primo momento, qui c'è il dottor Collina, dei 32 pakistani, 8 erano laureati. Bene, vanno a vendere i giornali alla sera e fanno certamente dei lavori umili durante la giornata. Grazie. Prego, il dottor Massarenti. No, sollecitato se vogliamo da alcuni, intanto da quel titolo che era originario sul fatto della salute mentale come problema anche che è esponenziale, tema esponenziale nella nostra società, però come evidentemente diceva Don Nicolini, non è esponenziale solo perché ci sono gli immigrati, non solo perché ci sono nuovi emarginati, ma in qualche modo esponenziale perché comunque è la nostra società che, nonostante sia affluente, nonostante in qualche modo risolva, sembra, anche i problemi a volte dell'indigenza, poi ugualmente non risolve i problemi della salute mentale. Cioè abbiamo una gran parte in fondo di disturbi nuovi della salute mentale che vengono individuati oggi legati alla normalità, non in qualche la stessa normalità qualche volta fa venire dei dubbi che sia veramente uno stato di pieno benessere di salute mentale. Forse anche la dottoressa che ci faceva vedere in qualche modo una normalità un po' troppo mediata dai mass media, un po' troppo passiva, un po' troppo in qualche modo normata, cioè l'essere ipernormati non vuole dire in qualche modo avere una buona salute mentale. E quindi questo va al discorso un pochino di ritorno al centro del discorso di Don Nicolini, cioè alcune contraddizioni molto forti che ci vengono anche dall'immigrazione, in cui ci aspetteremmo in fondo che fossero fondamentalmente lì le nuove zone dove soprattutto bisogna intervenire, non è vero che sono sempre messe peggio su certi versi di alcuni problemi che non sono affatto risolti. Allora l'esperienza, ad esempio mia personale, è stata un po' occasionale di entrare a far parte del volontariato della salute mentale, entrare a parte nella consulta contro l'esclusione sociale. E alcune cose che sono state chiare subito in questa città, dato che Don Nicolini parlava appunto, parliamo di questa città non perché sia una città diciamo che ha più problemi di altre, ma perché ha problemi e continua ad avere problemi, come magari meno di altre, ma in realtà i problemi ci sono e vanno affrontati dove si vive.
e i problemi sono ancora tanti. Una, ad esempio, una città che ha affrontato forse fra le prime, forse fra le migliori al mondo, ad esempio la questione della salute mentale, invece che cosa vede? Ad esempio, entrando questa sera ci sono stati dati dei volantini, alcune associazioni si lamentano dicendo che in realtà il problema del superamento in qualche maniera della segregazione del malato mentale non è risolto nella nostra città, cioè i malati mentali vivono ancora diciamo una vita fortemente di esclusione sociale. Questa è una realtà, non è che non sono curati meglio di prima, però ad esempio il senso di isolamento dei malati e delle famiglie dal sociale è molto forte. Il taglio, ad esempio, anche molto aggiornato, dei servizi sanitari, di psichiatria, diciamo, è anche molto cresciuto in termini sanitari, non ha fatto dei grandi passi avanti sul piano dell'integrazione sociale. Abbiamo visto l'altro giorno, anche lavorando con la Consulta, in un'ottima collaborazione con associazioni, cooperative di tipo B, eccetera, abbiamo dei dati anche molto interessanti sul quantitativo di borse lavoro, di integrazione apparentemente nel lavoro. Abbiamo solo un 10% in realtà di queste borse lavoro che diventano ritorno al lavoro, no? Mentre abbiamo persone che poi per anni stanno in laboratori protetti e in realtà restano fuori da un'integrazione sociale. Non sappiamo, bisognerà poi approfondire, perché poi alla fine tante volte chi va a lavorare non è detto che sia veramente integrato, perché oggi chi è poi al lavoro può vivere a sua volta dei processi di mobbing. Quindi qual è poi la salute mentale di coloro che lavorano? Cioè, e quindi c'è molto, diciamo, lavoro da fare. Nella Consulta ci siamo accorti che effettivamente invece contemporaneamente tutte le aree di disagio sociale, a rischio di emarginazione, hanno profondi problemi di appunto di stress, quelli che citava prima la dottoressa, di situazioni fortemente stressanti che sono relative a molte cose e quindi che si manifestano poi anche con gravi disturbi mentali. Però seguendo un po' queste cose negli ultimi 2 anni abbiamo visto che a volte sono sotto stress anche gli operatori che lavorano per aiutare a integrare, perché a volte gli operatori si ritrovano in una situazione fra una società poco sensibile e a fare un'operazione di mediazione in cui non sono ancora cresciuti, in qualche modo, in cui l'esperienza sicuramente li farà crescere, ma sono disagiati. Il burnout degli operatori è un altro problema che bisognerà su cui bisogna continuare a lavorare, ecco, insomma, non speriamo nel laboratorio di Don Nicolini, cioè ci iscriviamo tutti per poter stare appunto far parte del laboratorio. Ecco, credo che però lo stimolo principale in fondo forse venga ancora da quest'altra questione. È assolutamente vero che soprattutto rispetto alla salute mentale. A me viene spesso in mente tanti anni fa, quando Basaglia, che stava facendo i primi gruppi di persone, di utenti degli ospedali psichiatrici, dei manicomi, dando loro la voce, diceva: non possiamo dire che questa è terapia, perché parliamo di terapia quando ci sono dei soggetti in condizioni di libertà. Allora noi abbiamo bisogno di quello che si diceva prima, l'empowerment. Abbiamo bisogno che i soggetti effettivamente interessati siano soggetti compartecipi, e questo diventa evidentemente la nuova forma estremamente importante. Non possiamo lavorare su di loro e avere tanti lavoratori dell'assistenza.
Abbiamo bisogno di persone che danno aiuto, soccorso, sociale, assistenza, ma abbiamo anche assolutamente bisogno di ripristinare, diciamo, una relazione, un rapporto, e scoprire appunto la responsabilità, nel senso del rispondersi reciprocamente in qualche modo, la responsabilità dei cittadini di qualsiasi, che sono titolari della loro salute, e quindi abbiamo bisogno, ad esempio, di dare vita veramente anche all'associazionismo di queste persone, abbiamo bisogno di valorizzare gli utenti nella loro voce diretta, ad esempio in salute mentale, ma anche in tante altre situazioni della salute. Vediamo che in fondo nascono forme di autoaiuto, gruppi, eccetera. Insomma, bisogna aumentare la partecipazione diretta delle persone interessate, che hanno il loro problema di fronte a noi, che abbiamo il nostro. Benissimo, vi ringrazio tutti e buonanotte.